Tirano sequestrati oltre 3 kg di tabacchi. Dalla Valtellina alla Valchiavenna, 170 km in bicicletta, future maestre alla prova dei bimbi e poi provincia di Sondrio a chilometro zero con il progetto Vita e come sempre lo sport Unplan di Ericsson al Tennis Futures. Questo ed altro nel notiziario di TSN. Benvenuti. 3,3 kg di tabacchi lavorati esteri posti sotto sequestro. È questo il bottino confiscato dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Tirano ad un gruppo di 5 persone di nazionalità cinese, tutte residenti in Lombardia. Il sequestro è avvenuto nella serata di ieri nel corso di un normale posto di blocco eseguito da una pattuglia della città aduana che ha proceduto al fermo e dal controllo di un'automobile proveniente dall'Alta Valle sulla quale viaggiavano appunto i 5 stranieri che avevano dichiarato di provenire da Bormio e di non avere con sé al seguito nessun genere extra doganale. La successiva ispezione del veicolo ha invece svelato il contrario. Nel bagagliaio erano nascoste 12 stecche di sigarette insieme a 1,5 kg di altre sigarette sottratte al pagamento dei diritti doganali. Tutti beni risultati essere stati acquistati a Livigno. I 5 sono stati deferiti alla locale autorità giudiziaria e puniti con una sanzione di 16.500 euro. Ed ora proseguiamo con la cronaca. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Piantedo in via Colico. Una abitazione è stata divorata dalle fiamme. Una donna di 53 anni è rimasta intossicata dal fumo. È stata trasferita in ospedale a Sondalo con l'elicottero. L'incendio è divampato poco dopo le 16:30, prendendo origine dal piano terreno ed espandendosi poi a tutti i locali della casa a 2 livelli. In quel momento all'interno c'era soltanto la donna che è riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento di alcuni vicini e i 3 cani della famiglia, uno dei quali purtroppo è rimasto intrappolato nella cucina ed è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare completamente le fiamme soltanto in tarda serata. Saranno ben 170 i chilometri percorribili in bicicletta da Bormio fino a Villa di Chiavenna attraverso Colico una volta terminate le opere. Intanto la provincia e le comunità montane presentano un progetto nato per valorizzare proprio i sentieri e le ciclopedonali del nostro territorio. Vediamo. Da Colico fino a Bormio o verso la Valchiavenna fino in Svizzera in bicicletta, senza bisogno dell'auto e addirittura anche senza portare la bicicletta con sé, per un totale di quasi 170 km da vivere nel segno della sostenibilità attraverso angoli di rara bellezza e panorami unici che solo le nostre valli possono regalare. È il progetto ambizioso presentato oggi, martedì 22 marzo a Sondrio, dal presidente della provincia Luca Della Bitta e dai rappresentanti delle comunità montani. 200.000 euro le risorse messe a disposizione da Palazzo Muzio per dotare di segnaletica unitaria i 115 chilometri del sentiero Valtellina che dall'Alto Lario attraversano 3 province e 39 comuni fino alla Magnifica Terra e i 42 chilometri della pista ciclopedonale della Valchiavenna da Villa di Tirano fino a Verceia. Restano però, spiega la presidente della comunità montana Valchiavenna Cinzia Capelli, dei nodi da risolvere, così come in Alta Valle, sottolinea a Gian Antonio Pini, pari grado di Tirano, dove si sta lavorando per completare i 3,8 km dell'ultimo tratto. Stiamo dialogando con la CM Morbegno, la riserva Pian di Spagna, per la questione dei passaggi segnalati alla fine della Valchiavenna in ingresso alla riserva e al comune di Dubino. C'è il nodo dell'attraversamento sull'Adda, che è un ulteriore sbocco che è in carico attualmente alla provincia di Lecco. Purtroppo so che mancano delle risorse, quindi facciamo appello anche alla regione per questo completamento. Ed abbiamo la chiusura dell'anello sul comune di Prata Camportaccio, per cui abbiamo appostato delle risorse in questa programmazione. Noi come CM Tirano stiamo concludendo il pezzo che va da Grosio a Sondolo, la lunghezza è di 3,8 km e l'investimento è di 480.000 euro. E questo qui completerà tutto il pezzo che va dall'Alto Lago fino ai confini di Bormio della Valpola. Oltre ad una cartellonistica unitaria, i percorsi verranno dotati di 39 aree di sosta, 4 postazioni con webcam consultabili da internet, stazioni meteo e pannelli informativi a Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio.
mentre la possibilità di noleggiare biciclette e carrelli per bambini è offerta dal servizio Rent e Bike, che inaugurato lo scorso anno, sottolinea Sergio Schena, presidente della società di sviluppo locale, ha registrato 1.600 noleggi, offrendo anche 50 bici elettriche e un servizio di assistenza per chi si trovasse in difficoltà durante le escursioni. E oggi siamo arrivati a avere 13 punti di noleggio, da Bormio fino a Colico, e una settantina di alberghi bike friendly, cioè che sono formati per dare informazioni e consulenza ai turisti per l'utilizzo delle biciclette. A completare il quadro, una nuova cartina unica con indicate tutte le piste e i sentieri ciclopedonali della provincia di Sondrio e un video promozionale per lanciare il nostro territorio nel suo insieme come meta ambita per gli appassionati del cicloturismo, spiega Della Bitta, che non sono solo i super sportivi. Guardiamo con interesse a un'altra importante fetta di mercato, che è quella delle famiglie con bambini, di persone insomma che vogliono vivere un'esperienza accessibile, semplice sul nostro territorio e che quindi a bordo di una bicicletta hanno la possibilità di raggiungere punti importanti e affascinanti di questa terra. Il 25 e 26 gennaio scorso in Slovenia si è dato avvio alla strategia della macro regione alpina europea. A tal proposito, giovedì 24 marzo alle ore 21, presso la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio, si terrà un incontro dal titolo Sviluppo economico e sociale dei territori montani nella macro regione alpina. Il convegno infatti vuole proporre un confronto tra le realtà locali per spiegare ai cittadini come la strategia della macro regione alpina potrà essere una grande opportunità nel medio e lungo termine. Ed ora torniamo a parlare della Valtellina, ma questa volta a chilometro zero, sempre con un progetto, Vita. Ora Elisa Compagnoni. Piccoli produttori e ristoratori insieme per promuovere le eccellenze del nostro territorio. È nato il progetto Vita Valtellina in Tavola, il primo mercato virtuale della provincia di Sondrio, che attraverso la piattaforma www.valtellinaintavola.com permette l'acquisto a ristoratori, albergatori e pubblici esercizi di Valtellina Val Chiavenna di prodotti genuini a chilometro zero direttamente dagli imprenditori locali. Sul portale online i produttori possono aggiornare la disponibilità delle loro merci, mentre i ristoratori hanno la possibilità di ordinare in tempo reale ciò di cui hanno bisogno. Un bel esempio di incontro fra domanda e offerta, arricchito da un sistema di trasporto integrato, come ricordato dal presidente di Vita Valtellina in Tavola, Mario Saligari. Le eccellenze devono finire tutti i giorni come una consuetudine sulle nostre tavole, offerti ai nostri ospiti, affinché si rendano conto di quante prelibatezze possiamo offrire, di quanto è alto il livello dell'enogastronomia in Valtellina. L'iniziativa, cofinanziata da Regione Lombardia e promossa dall'Unione CTS e coordinata da Valtellina Turismo, con il coinvolgimento di Coldiretti Sondrio, sta già muovendo i primi passi sulle tavole di alcuni alberghi. La colazione tutta valtellinese che proponiamo da pochi giorni ormai, da quando abbiamo iniziato ad acquistare attraverso il progetto Vita, anima sempre le nostre colazioni. C'è una grafica adeguata che spiega che cos'è il progetto Vita e come sono fatti i prodotti che compongono il progetto Vita. L'ospite è molto entusiasta, curioso e se ne va via sicuramente con una bella opinione e una cosa che non scorderà. Per chi volesse entrare a far parte di questa rete basta inviare un'email a info.valtellinaintavola@gmail.com o accedere al canale YouTube Valtellina in Tavola, sul quale un video tutorial illustra il servizio in tutte le sue funzioni. Rezia Cantat è la rassegna di tutti i cori del Canton Grigioni e della provincia di Sondrio che dall'8 al 10 di giugno animerà la cittadina di Chiavenna nel 2018. Nei giorni scorsi l'Assemblea dei Cori del Canton Grigioni all'unanimità, così come l'Usci di Sondrio, ha scelto la località Valchiavennasca come luogo ideale per realizzare questo meeting che coinvolge ben 120 cori per un totale di 3.000 cantori. Ed ora ci spostiamo a Colico, dove un gruppo di aspiranti maestre d'asilo si è messo alla prova incontrando proprio i piccoli allievi della scuola d'infanzia di Colico Piano. Vediamo com'è andata.
Le studentesse dell'indirizzo sociosanitario dell'Ipsia Romegialli di Morbegno alle prese con i piccoli della scuola d'infanzia di Colicopiano. Le future educatrici d'asilo hanno raggiunto il paese dell'Alto Lario per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, portato avanti dall'istituto guidato dalla dirigente Maria Paola Salomoni. Tante le attività organizzate per l'occasione, dal laboratorio di pittura a quello d'inglese, al memory, al maxi cruciverba, il tutto arricchito da tanti palloncini colorati per una giornata che rappresenta un vero e proprio test per le allieve di Saracosta. È uno degli aspetti preziosi dell'Ipsia Romegialli, il progetto Scuola Alternanza Lavoro, perché sta andando benissimo. Abbiamo già fatto diverse visite aziendali, tra un po' andremo con la classe seconda B a Rimini presso l'associazione Papa XXIII. Emozionate, le studentesse si sono presentate ai piccoli, incuriositi dall'inaspettato gruppo di maestre. In realtà, spiega la coordinatrice Sara De Bernardi, non è la prima volta che le allieve delle scuole superiori arrivano all'asilo. Da moltissimi anni siamo convenzionati con la Romegialli per un progetto di tirocinio, ospitiamo le ragazze per il tirocinio e facciamo anche queste giornate insieme a loro, dove fanno attività con i nostri bambini per poter sperimentare insieme cosa vuol dire lavorare sul campo nella scuola dell'infanzia. I bambini sono molto entusiasti di questa esperienza, si può sentire anche dal rumore che stanno facendo, e per noi è molto produttiva perché comunque vediamo anche ragazze giovani che hanno voglia di fare e riescono a collaborare anche con bambini molto piccoli e farli divertire. Superati i primi momenti di iniziale timidezza, le studentesse hanno animato la giornata dei loro primi piccoli allievi e chissà che in futuro non decidano di mettersi davvero alla prova, magari non solo come maestre. E gli sbocchi professionali sono tanti, ricordo ancora l'imprenditoria giovanile, il fatto di poter aprire degli asili nido da parte delle ragazze, e bisogna incentivarle ed è fondamentale questo. A Lanzada inizia la nuova stagione teatrale, giunta alla sua 15ª edizione. Per l'occasione il Comune Malenco, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Lombardi della Val Malenco, la cooperativa Ippogrifo di Sondrio, porterà sul palco delle scuole elementari di Lanzada ben 4 rappresentazioni di compagnie provenienti da tutta la provincia. I primi ad andare in scena saranno i ragazzi della compagnia di Dongo il 2 aprile con lo spettacolo Tripulaste e una caponera. Seguirà il gruppo Carcent di Livigno con Natale che arriverà il 24 aprile. Sabato 14 maggio sarà la volta dei soliti Marà di Castello dell'Acqua con la rappresentazione Tutta colpa del Tobia, e a concludere il 28 maggio la compagnia Teatro Che Passione di Milano con Assassino per Forza. Bene, siamo in chiusura. Prima di lasciarvi vi ricordo il sito www.radiotsn.tv, Facebook, Twitter e YouTube, sempre Radio TSN. Per scriverci basta mandare un'email all'indirizzo redazione@radiotsn.tv. Ora spazio allo sport, passo la parola ad Elisa Compagnoni. Grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento con l'informazione. Lo sport. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica. Questa sera iniziamo con il tennis. Si è concluso sabato a Sondrio il Tennis Futures. Venerdì sera il titolo di doppio in coppia con il brasiliano Wilson Nate. Sabato mattina anche quello di singolare, e la settimana perfetta è servita a salutare la terza edizione del trofeo Città di Sondrio col sorriso e lo svedese Marcus Ericsson, che sui campi del Tennis Sporting Club ha messo tutto in fila, mostrando un livello di gioco ben più alto di quanto dica la sua attuale classifica numero 479 del mondo. Il biondo di Göteborg alla vigilia della finale ha mandato al tappeto il polacco Marcin Gavron in un match lampo di appena 58 minuti, 6-3-6-1, e quinto titolo ITF in bacheca, peraltro conquistato in 5 nazioni diverse. Gli mancava l'Italia, dove aveva disputato qualche torneo challenger fra il 2014 e il 2015, ma mai un Futures. L'ha fatto in Valtellina e gli è andata benissimo, in un evento che l'ha visto crescere match dopo match, fino a chiudere con 8 vittorie in altrettanti incontri fra singolari e doppio. Fantastico vincere qui sia il singolo che il doppio, è stata una settimana fantastica per me, oggi non ho fatto troppi errori, quindi sono molto felice.
Insieme a Marcus Ericsson, a vincere a Sondrio è stato soprattutto il grande tennis, ha commentato soddisfatto il presidente del tennis club Orlando Salomoni, che ha riscosso il consenso sia dei giocatori che del pubblico, di anno in anno sempre più numeroso. Come terzo trofeo Città di Sondrio è riuscito benissimo, lo dice il fatto che la gente tutti i giorni veniva a vedere partite, abbiamo visto un bellissimo tennis sia dalle qualificazioni da sabato scorso. Noi ci auguriamo che con il progetto che abbiamo in animo, con portiamo avanti col comune, si possa arrivare a poter mettere una struttura unica sul campo 4 e 5 per avere anche un po' di spazio per il pubblico. L'appuntamento è quindi già per l'edizione 2017, con l'obiettivo di portare il torneo da 10.000 a 15.000 dollari. Ed ora invece parliamo di atletica. Graziano Zugnone è il nuovo campione italiano Master 40 di corsa campestre. Il forte atleta del gruppo podistico Santi Nuovo Aulonio ha conquistato il titolo tricolore domenica a Fiuggi, località che già lo scorso anno aveva ospitato la rassegna iridata over 35. Ad impreziosire il successo di Zugnone, la medaglia di bronzo dal compagno di squadra Enzo Vanotti nel Master 50. Ed ora invece continuiamo con lo sci. Grande giornata e grandi numeri per il trofeo Alpina Plinker 2016. In Magnolta nella mattinata di domenica 20 marzo sono state necessarie quasi 4 ore di gara per consentire ai poco meno di 500 concorrenti di prendere il via. Anche se il copione si ripete senza grandi variazioni ogni anno, la partecipazione è stata ancora una volta notevole, se possibile più ampia del solito. Dopo la manifestazione in quota, la festa nel pomeriggio è continuata in paese, con la sfilata degli alpini accompagnati dal corpo musicale di Aplica, la cerimonia di deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti e infine le premiazioni. Vincitori assoluti della competizione sono risultati maestri Alain Pini e Marianna Moraschinelli. Fra le penne nere, prima piazza per il gruppo di Piatta, seguito da quello di Dalibio e da quello di Aplica. Ed ora invece un'ultima notizia che riguarda il ciclismo. È stato presentato oggi alla ditta Colnago di Cambiago a Milano il Giro d'Italia femminile di ciclismo, che prenderà il via dal 1 al 10 luglio, kermesse giunta alla 27ª edizione e che in questo 2016 vedrà la Valtellina e in particolare il Mandamento di Tirano ancora grandi protagonisti. Il prossimo 6 luglio infatti la tappa Grosio Tirano, con la scalata al mitico Mortirolo, sarà il momento più importante dell'evento. Alla presentazione c'erano oltre a svariati campioni e campionesse del mondo del ciclismo, fra cui anche Paolo Savoldelli e Claudio Chiappucchi, oltre a giornalisti TV di tutto il mondo, il patron Ernesto Colnago, che ha deciso di collaborare attivamente all'evento, il direttore generale della corsa Giuseppe Rivolta e l'assessore allo sport di Regione Lombardia Antonio Rossi e per la Valtellina l'assessore allo sport della Comunità Montana di Tirano Allen Delle Coste. E con questo si conclude il nostro notiziario, vi auguro buona serata, sentirci domani amici sportivi.